Ogni cesto o cassa che apri, lo schermo si rimpicciolisce. Ragazzi, volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh, andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link. Andrete su Instant Gaming, un sito, raga, dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati. Ma non solo, potete anche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati. Quindi mi raccomando, ragazzi, fateci un salto. Ragazzi, ci stiamo dirigendo verso The Agency per tentare la challenge di oggi, che ogni chest che apro lo schermo si rimpicciolisce. Ho messo Arena, io non ci avevo mai giocato, giusto perché sono nella Open League, sono in Arena 1 e mi andavo di registrare un video con gente che spero sia scarsa, perché giocando in singolo, ragazzi, in pubblica, è come giocare in Arena. Vieni joinato con le persone del tuo stesso livello, quindi tutti tryhardano, tutti giocano troppo bene. È noioso. Fortnite, se continua così e se non sistemano questa cosa del matchmaking, che per me è una gran stupidata, veramente diventerà molto noioso. Comunque, intanto noi proviamo a fare il nostro meglio. Infatti, già vedevo dei tipi abbastanza, diciamo, sconnessi e non proprio sicuri su quello che volessero fare. Quindi, sì, credo che ci divertiremo. Mi dispiacerà più che altro per queste povere persone che eliminerò. Veramente mi spiacerà un sacco. Cioè, guardate, dai, fugge, non sa neanche lui cosa sta facendo. Mi spiace dover giocare così, ma era l'unico modo per cercare di fare veramente questo video come si deve, ragazzi, veramente. Cioè, perché io trovo in arena gente più scarsa di quella che trovo in pubblica? Ok, che è la prima Open League, quindi è normalissimo, ma perché in pubblica io trovo gente che tryharda come se fossero delle scrim? Comunque, dai, prima cesta, vediamo. Ah, ottimo. Perfetto. Vabbè, io sarò costretto a trovare un tizio qui che ora mi farà saltare in aria. E invece no, invece hai evitato, grazie mille, dude. Tra l'altro credo che ora salirò di 8 leghe solo facendo un game, ma non fa niente, ragazzi, scialla. Anzi, cerchiamo più che altro di farci delle kill a sto punto. Almeno ci prendiamo tutto quello che è il nostro, ecco. Quelli più pericolosi a questo punto sono i bot, che io non sottovaluterei mai, ragazzi, specialmente Midas in questo caso. Poco simpatico. 25, 24, 23, dai, 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 dai. Manca un colpo, manca un colpo, manca un colpo, ok. Google 11, bella per te, brother. Ma dico, che senso ha mettere le armi mitiche su pubblica? Cioè, qualcuno me lo spiega che senso ha mettere le armi mitiche? Io sta cosa non l'ho capita. Cioè, tu mi metti un'arma mitica, ok, va bene. E io lo accetto, cioè ci sta. Ma perché? Dai un vantaggio tattico, secondo me, esagerato a chi non lo dovrebbe avere in, capito? In arena. Cioè, non ha senso che tu mi metti armi mitiche. Ma ci stanno? Forse sono io stupido? Non lo so. Forse sono io strano, però. Allora, aspettate un attimo, ragazzi, mi devo curare. Sì, ci sta. Ci sta perché ci sta Midas qua sotto nel corridoio. Quindi ci stanno decisamente. Fra, ti è andata molto male qua. Ti è andata molto, molto male. Non ho capito se ci sta qualcun altro. Probabilmente no. Io non so neanche quante ceste aperte. Ma lo schermo si è fatto abbastanza piccolo. Quindi dobbiamo stare attenti, ragazzi, con le ceste. Dobbiamo regolarci, ecco. Altrimenti poi lo schermo diventa impossibile da guardare per tutti. Cioè, non credo che possiate più vederlo a un certo punto. Specialmente se siete da mobile. Quindi diamoci una calmata. Che tu sei pericolosissimo. Io ti conosco troppo bene. Ok, vediamo un attimo. Ok. L'arma la dà. Sì, ragazzi, l'arma la dà decisamente. Cioè, non è più competitivo. Le armi mitiche sono mitiche per un motivo. Bot? Spero di sì. Ok, ragazzi, dai, finiamoci queste due chest. Poi direi che possiamo darci un attimo una regolata. Alla riscossa, ragazzi! Andiamo! Riuscirò a fare questa cosa? Ok, non ho tutta questa mira, forse. Ora dovrebbe andare. Ok. Corretta. Mi sento molto in colpa per questa cosa che ho fatto proprio tanto, ma proprio assai. Cioè, non lo so, ragazzi, mi sento in colpa a giocare Arena in Open League. Cioè, io non sono forte, sia chiaro, non sono assolutamente forte, però rispetto a quella Open League probabilmente ho posti ripissimo per loro. Un'altra pozza grande, ok, magari faccio lo scambio di posto così siamo messi meglio. Allora, io all'esi vedo delle costruzioni, però non vedo gente. Un altro approvvigionamento, circa centro safe, pericolosetto a dirla tutta. Però non fa niente, dai, ragazzi. In realtà non so neanche a cosa ci potrebbe servire se non a prendere un'altra jump. Ma poi del resto abbiamo cure, abbiamo armi, abbiamo tutto. Cioè, potrei ottenere solo uno scar leggendario, un fucile a pompa leggendario. Poi del resto non ci serve altro. Qui qualche nemico è stato decisamente eliminato. Gli è stato anche lasciato il loot. No, più gente è stata eliminata in sta zona. Vabbè, stiamo attenti.
Ok, ci ha dato giusto una jump, come dicevo non ci sarebbe servito altro. Ma che Ma in che senso, bra? Ma in che senso? Ma io non ho capito. Ma in che senso sta cosa? Scusami. Poi non ti sei chiuso neanche bene. No, dai, raga, mi sento in colpa, però. No. Io lo so che non dovrei fightare sta gente. Io dovrei fightare gente molto più forte. Mi sento veramente in colpa, dai. Però sta spreca materiali, dai. Facciamo cazzate, su. Non fa niente, non fa niente. L'ho fatto fare pure danni. Peccato, peccato. No, raga, lo so che sono un infame, lo so. Ma l'alternativa era o tryhardare in pubblica o registrare in arena. E sinceramente, 10 volte arena in Open League. So sad, man, so sad. Mi spiace. Io poi sto facendo pure un sacco di kill. Così la prossima partita io già sto tipo nella seconda lega, capito? Cioè subito, diretto, passo dalle stalle alle stelle. No, vabbè, probabilmente mi ci vogliono un altro bel po' di partite per passare dalle stalle alle stelle, però. Jump, jump, quella mi interessa, aspettate, calmi. No, se l'ho bloccata qui. Qua cosa c'era? Niente, ok, un'altra jump. Quasi quasi questo me lo prendo, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Stiamo calmi. Ma io sempre a tenersi full, ho 4 jump, ragazzi, sto pieno, cioè posso fare quello che mi pare. Avrei potuto provare anche la 2 anti-bomb, cioè sarebbe stata tranquillamente fattibile. Io non ho tryhardato o non sono andato in giro a cercare nemici. Ok, un'altra jump perché tanto ormai che ce frega. Dai, dai, non costruisce neanche, non costruisce neanche. Ma dico, sta gente, ma viene joinata così anche in pubblica? Cioè, se loro giocassero in pubblica, verrebbero joinati allo stesso modo così? Con gente del loro livello? Credo di sì. O forse in pubblica verrebbero joinati a caso? Cioè, leggermente di più a caso. Perché so che il matchmaking in pubblica ormai è come quello di arena, però. Cioè, avete capito quello che intendo? Ragazzi, tra l'altro, vi ricordo che ogni sera alle 21 siamo in live per giocare assieme sia a Fortnite sia a COD Warzone. Quindi, se volete giocare con me, andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziatemi a seguire in modo che non vi perderete la live che faremo stasera. Quindi, vi aspetto. E tranquilli, in live non giochiamo in arena. In live giochiamo in pubblica. Allora, vediamo un attimo. Sta quel tizio lì, che potrei provare un attimo a farmi. Ah, quello però sa costruire un po' meglio. Tra l'altro si è anche fatto le bende. Vabbè, non è uno stupido, dai, non è uno stupido. Decisamente. No, raga, non sottovalutiamo sta gente. Questo c'ha pure un lanciarazzi. Se fa. Esatto, questa era una di quelle persone che vi dicevo, da un momento all'altro potrebbe rivelarsi una bestia. Infatti, questa è una bestia. Cioè, beh, bestia, è forte. Stiamo attenti a quello che facciamo perché c'è il lanciarazzi, la cosa principale che mi preoccupa. Ok, diciamo che il suo colpo è stato pericoloso, ecco, lo definirei pericoloso. Certo che 14 kg ho fatto un po' schifo, per essere la Open League. Ammetto le mie colpe, ammetto le mie colpe. Potevo farne molte di più per il livello della gente, però scialla, dai ragazzi. Lo sapete, qui stiamo provando a fare una challenge, non stiamo provando a vincerla come i bei vecchi tempi. Anche se per come sto giocando. È molto a tryharder, eh. Non l'ho capito, sincero. Vabbè, io risalgo. Quando vuole ne siamo qua. Sinceramente io mi lancerei anche giù per fightarlo. Non credo sia un problema. Magari lo facciamo passare di qua. Non ho capito se quella struttura è sua o di un nemico. Probabilmente di un nemico. Ha sparato col fucile a pompa. Non l'ho capita. Vabbè, avrà sbagliato semplicemente. Ok, è sceso. Ma perché perdi lay ground? Non ha senso perdere lay ground. Non ha senso. Io mi sento anche in colpa perché fanno queste cose. Perché scendi? Avevi lay ground. Vabbè, l'altro sta là, ragazzi. L'abbiamo capito. Tra l'altro, ragazzi, io mi ero completamente levato dalla testa che la safe si spostasse in arena. Non era fissa. Non si chiudeva. Cioè, si chiudeva dopo un bel po'. Lol. Va bene. Dai, bro, non ha senso, non ti sparo. Guarda, mi gratto anche il naso, tranquillo, dai. Ragazzi, non sto assolutamente flexando e non mi sento forte assolutamente. GG, la sfida ce la siamo portati a casa e quella era la mia priorità.